La paura, ti pare mentre fa le riprese si scaccolano orecchio, ma sarà normale un cameraman di questo tipo qui? Noi abbiamo questo cameraman e quindi lo dobbiamo tenere di conto. Passa una narda micidiale della... No, te lo dico perché questa è la Saione che vorremmo. Allora, che è successo, Saione? A Saione, prima di tutto, avete visto che cose ci sono, insomma, no? Ecco, quale belle quale belle visioni. No, ora, ci sono. Io ho visto passare parecchia gente velata. Sì, vabbè, ci sono anche di quelli e ne sono effettivamente tanti, però noi ci conviviamo. Allora, sembra che le nostre cose che abbiamo detto via via siano state ascoltate. Tant'è vero che c'è stato un incontro con l'assessore Casi. Sai, oggi si fanno questi incontri remoti, no? Come si dice. Quindi, comunque, io invece ero in presenza e quindi abbiamo detto tutte le nostre cosette. Lui ci ha esposto e alcune cose che verranno fatte, soprattutto segnaletica eccetera, e però noi gli abbiamo raccomandato soprattutto anche ciò che riguarda tutto il decoro urbano, tutte le cose, e secondo quello che ci è stato detto ci saranno novità, quindi ecco, probabilmente diciamo che sarà la ripartenza anche di Saione e della zona. Quindi abitanti di Saione, aretini che ci tenete a via Vittorio Veneto e alle zone limitrofe, se non verranno attuati piani di miglioramento, sapete con chi incazzavo, con Franchini. Io ho esposto. C'è già una che bercia. Io ho già esposto le cose, insomma, per dire, no? Quindi. Se devi assumere le responsabilità. Va bene, io mi assumerò le responsabilità e dirò che spero appunto in questo giovane assessore, che mi sembra che sia, diciamo, che stia al pezzo e che quindi ecco faccia, che non faccia i casi suoi. Quindi ora, capito? Però questo gruppo che fa capo a Confesercenti lo sta seguendo e quindi e anche qualche volta un pochino lo presseremo, insomma, ecco, perché le cose vengano fatte. Perfetto. Bene. Quindi la colpa casomai dei Franchini e dei Confesercenti. Ecco, buona giornata. Oh.